Quello è l'arco attraverso il quale si accede a Orbinio dalla Licinese. Questa è la piazza, una volta c'era il comune, la piazza centrale del paese, si può parcheggiare la macchina e adesso andiamo attraverso questa breve passeggiata all'abitazione. Sul fondo questo è il Corso Manenti, il pittore, celebre pittore di Orbinio del 1600, in fondo c'è la chiesa. E qui, mentre le signore si godono il caldo di giugno, arriviamo alla casa. Ecco, si trova in via di Petta, sono queste scale. La casa è già questa qui. Vediamo le finestre. E adesso, questo è il campanile della chiesa San Nicola di Orbinio. E adesso lasciamo il corso per via Ripetta, queste pochi scalini, giriamo intorno all'abitazione e ci entriamo da dietro, mentre a destra si sale sia la parte vecchia del castello di Orbinio. La casa è costituita da due locali, un bagnetto. Andiamo direttamente al secondo. Questa camera che accede al corso, adesso ci affacceremo. In tutto siamo a circa 40 metri quadri. Questo è il corso. C'è il camino, accanto alla finestrella, un lavandino. Diventerà un soggiorno, questo è un bagnetto piccolino, ha problemi di umidità che comunque sono stati risolti nel frattempo. Concludiamo la visita. Facciamo adesso una breve passeggiata, tralasciando l'accesso alla strada che porta al Corso Manenti, dove passano le macchine. Facciamo una brevissima passeggiata nel borgo antico di Orbinio, che poi ruota tutto intorno al castello. Ecco, qui con pochi passi si giungerà alla piazzetta d'ingresso del castello, tuttora abitato. Vediamo qualche torre, sono due le torri principali del castello. Questo è l'ingresso, grande e bello. Questa è la piazzetta, o questa strada che vi accede giù alla piazza del comune, dove si può parcheggiare la macchina.